non è stata lei, è stata una sua idea, ma è proprio una burla. Bellissimo, è eccezionale questa signoria mia. Dai, guardiamoci un elvetico. Buonasera, ma sì. Una storia di elvetico parlerà proprio della mina, perché anche lei, come noi, abita nella Svizzera e Toglion. Oggi è Helveticus, Carl Gustav Jung e lo studio dei sogni. La nostra storia comincia nel 1900 a Basilea. Sulla strada che lo porta al lavoro, il giovane medico Carl Gustav Jung sembra perso nei suoi pensieri. A Carl piace riflettere e porsi moltissime domande riguardo la sua esistenza. Si dice, io sono ciò che sono, ma cosa sono stato prima? Oggi Carl è contento perché dopo aver ricevuto il suo diploma inizia la sua attività di medico all'ospedale. Però già dai primi pazienti nota qualcosa di sconvolgente. Alcune persone sembrano in buona salute, però si lamentano lo stesso di essere malate. Carl si interroga, perché queste persone non si sentono bene? Cosa bisognerebbe fare per curarli? Decide che d'ora innanzi si interesserà a ciò che succede nella testa dei suoi pazienti. Sarà psichiatra. E per cercare di trovare delle risposte alle sue domande, intraprende un viaggio con lo scopo di studiare in profondità la natura umana. Vuole sapere come vivono altrove le altre persone. In America, Carl fa conoscenza con la popolazione indiana Pueblo. In seguito, in Africa, incontra differenti tribù. E in India si interessa a dei personaggi molto particolari, gli yogini. Carl studia la storia, la cultura e le credenze di tutte le persone che incontra. Di ritorno a casa utilizzerà diverse tecniche per curare i suoi pazienti, come questo mandala proveniente dall'India. Questo oggetto misterioso può aiutare alcuni pazienti a calmarsi e sentirsi meglio. Carl cerca di capire ciò che accade nell'interiorità delle persone. Come questo ragazzino, perché così stanco e triste? Per saperlo, Carl ha l'idea di farsi raccontare i suoi sogni. Il ragazzo fa sempre lo stesso, quello in cui il suo cagnolino si ammala gravemente. Per Carl, il ragazzino fa questo sogno perché si sente in colpa. Si è scordato di giocare con il suo cane perché è troppo impegnato a divertirsi con un nuovo amico. È questo che lo rende triste e gli impedisce di dormire. Ora che il ragazzino ha capito, tutto si sistemerà. La nostra storia finisce così. Forse non tutto è successo esattamente in questo modo, ma le teorie di Carl Gustav Jung sull'interpretazione dei sogni sono riconosciute in tutto il mondo e sono applicate ancora oggi.